Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo la rivolta fondatore. Pistola semiautomatica, ogni colpo causa danni a impatto ridotti, ma vanta un'elevata cadenza di tiro, un caricatore capiente e una discreta precisione. Quindi la rivolta fondatore è una pistola epica che non è possibile ottenere né tramite lama, né tramite vento, né tramite nulla, bisognerà semplicemente acquistare una versione di salva al mondo. Per la precisione il pacchetto da 60 euro darà accesso a questa pistola, mentre il pacchetto da 40 euro purtroppo non la contiene. Ed è una pistola speciale. Perché? Allora, come vedete, innanzitutto possiede tutte le perk che possiede un'arma leggendaria, quindi a tutti gli effetti è epica, ma possiamo considerarla anche leggendaria, se non fosse appunto per il livello che ci mostra al 114 e non è quindi al 130, quindi ovviamente leggendaria andrebbe a incrementare anche i danni base, però questo è tutto un altro discorso. Quindi la pistola esiste solo epica. Come vedete, se clicco potenziamento mi fa solamente modificare i vantaggi, non mi fa selezionare la voce di aumentare la rarità. Comunque, qual è la specialità della rivolta fondatore? Ovviamente la sua ultima perk, i proiettili rimbalzano su un bersaglio vicino. Sembrerà una baggianata raga, ma questa perk è veramente veramente utile e divertente. Innanzitutto, beh, non aspettatevi di utilizzare questa pistola comunque contro gli smasher al 160 e passa. Contro comunque bersagli singoli, grossi e potenti non è il top, ovviamente. Questa pistola è veramente utile in quelle circostanze dove ci ritroviamo raggruppati da zombie. In poche parole, eh. Comunque, lati negativi dell'arma? Beh, purtroppo dobbiamo premere ogni volta che vogliamo sparare, quindi ogni volta che premeremo il tasto di fuoco spareremo. La cadenza di tiro comunque è abbastanza elevata, quindi dovrete proprio spammare il dito se volete ottenere il massimo potenziale dell'arma, no? Ha una dimensione caricatore di 20 colpi di base, un tempo di ricarica di 0,9 secondi, questo però con una perk di velocità di ricarica, una probabilità colpo critico del 38% e il supercaggio con un livello critico, danni, danni critici e velocità di ricarica. Elemento energia, perché comunque sarà un'arma più o meno ad area, diciamo che comunque effettua un danno a catena su tutti gli zombie. In più andremo a mettere plasmico nella build di eroi e otterremo un altro effetto a catena. Sebbene comunque i colpi della pistola in sé non è che siano fortissimi, diciamoci la verità, quanto più i proiettili che rimbalzano, ovvero la sua ultima perk. Combinata poi a plasmico, come potete vedere, otteniamo quello che è un danno ad area veramente veramente notevole. Qual è il punto comodo di questa build praticamente? Innanzitutto ovviamente utilizzare il vantaggio squadra di totalmente rock. Questa volta possiamo anche fare a meno dei biscottini, nel senso che con quest'arma, ovviamente nelle missioni appropriate, comunque dove possiamo comunque spammare l'arma e essere sicuri di uccidere un tot di zombie, potremo entrare in totalmente rock semplicemente con le uccisioni. Dopo 10 uccisioni entreremo col vantaggio squadra. Questo è molto comodo in quanto comunque non dobbiamo sempre switchare, mangiare il biscottino prima di sparare eccetera eccetera. Ovviamente più andiamo in zone inferiori a giocare più diventa utile quest'arma, nel senso che comunque potrete difendere ad area senza sprecare troppe risorse, perché comunque ricordiamolo, è una pistola, utilizza i colpi leggeri, quindi non è un lanciarazzi, non utilizza le munizioni energetiche e non utilizza le munizioni razzo, no? Possiamo ottenere questo danno ad area semplicemente utilizzando le munizioni leggere, il che è molto molto vantaggioso. L'unica pecca secondo me è che appunto dovremo sforzarci per sparare, cioè nel senso esistono molte armi più comode che teniamo premuto e spariamo senza doverci mettere comunque lì a sparare ad ogni colpo, sparare a tutti gli zombie, anche se comunque risulta molto molto comoda questa pistola rispetto a molte altre in certe situazioni. Quali situazioni? Beh, penso lo abbiate capito, ovviamente quando ci sono gli zombie di gruppo, quando arrivano smasher sicuramente è meglio switchare comunque un'altra arma, però magari ci sono anche quelle situazioni dove lo smasher è circondato da zombie e noi possiamo sfruttare tutti quegli zombie per far prendere danno allo smasher, magari con tutti i tuoni a catena, con tutti i proiettili che rimbalzano dell'ultima perk, eccetera eccetera, no? In quel caso infliggerà molto più danno rispetto alla pistola in sé. Comunque, devo dire che la rivolta fondatore mi piace tutto. Ora, nonostante passano gli anni, resta sempre un'arma molto molto utile. Certo non farà parte della top 10, ci saranno armi molto più utili, però nel suo piccolo devo dire che il suo lavoro lo fa. Con questo video raga non voglio motivarvi a comprare la versione più costosa di Salva al Mondo, anzi, sappiate che comunque ci sono molte armi più utili, non ne vale sicuramente la spesa di così tanti soldi, questo è un consiglio che vi do mio personale, però ci tenevo a mostrarvela a tutti voi. Io spero che il video vi sia piaciuto raga, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi la utilizzate oppure no, ci tengo molto a saperlo. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella! Ecco, questa è una situazione tipica dove mi piacerebbe poter utilizzare la rivolta fondatore.
wish to stay.